Un bambino in seconda elementare, e un certo Marco mi fa, non mi ricordo per quale motivo si discuteva, e allora discutendo insieme, e lui mi fa, lo sai maestro che ci sono le corde vocali? Allora, ho detto, che ne sai delle corde vocali? Dice, ah, il babbo ha detto, vabbè. Lui aveva avuto un'informazione, una conoscenza di una cosa della quale però non poteva verificare, e gli faccio, a che servono? Dice sono 21 le corde vocali, questo mi ha fatto subito drizzare le orecchie, 21. Ho detto perché? Io non te lo spiego maestro, perché? Quante sono le lettere dell'alfabeto? Sono 21, A, B, C, D, eccetera, eccetera. Io volevo dire poi che c'era anche altre cose, però ho aspettato. Allora, dentro di me ho pensato, lui ha due esperienze, ossia ha un'esperienza e una conoscenza. L'esperienza delle lettere dell'alfabeto, la conoscenza data da qualcuno che gli ha detto che esistono le corde vocali. Che ha fatto? Ha legato queste due esperienze, diciamo così, e ne ha tirato fuori un concetto. Concetto, 21 sono le corde vocali. Allora io per prenderlo in castagna gli faccio, scusa, ma se io voglio dire Y? E mi fa, maestro, si vede che non capisci niente. Y è fatto da I, P, S, O, L, N, cioè, l'alfabeto, no? Dice tu con queste 21 corde ci parli tutte le lingue. Allora, come potevo dimostrare che era un concetto sbagliato e che le corde vocali erano 4 e non erano 21? O sgozzavo qualcuno e gliele facevo vedere, o se no glielo potevo imporre, però l'imposizione non forma un concetto, questo è il punto. Ossia, ti do un'informazione, ti obbligo a ripeterla, poi questa informazione o te la dimentico, se no rimane lì, però non è una crescita intellettuale. Allora, ci pensai un paio di giorni, poi la mattina sono andato a scuola con un violino. Violino, quattro corde, l'archetto, ho cominciato a strimpellare, l'ho fatti strimpellare tutti i ragazzi, poi anche Marco, e poi ho fatto, ma che strano, un violino, quante corde sono? Quattro. Eppure quanti suoni fa? Tanti. Io non so se poi lui ha modificato il suo concetto e è arrivato a capire che forse con quattro corde si poteva fare tutto. Però è rimasto colpito, ho fatto. Ecco, questa era in sintesi, forse io andavo scoprendo che dentro la scuola bisogna ottenere un'attenzione cognitiva, cioè una curiosità estrema che mi spinge.